Fabrizio Gironi, un ingresso in campo positivo, più che positivo. Sì, sono contento della prestazione personale, ma soprattutto quella di squadra, che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Oggi era una partita difficile sotto alcuni punti di vista, il fatto che non eravamo in un periodo molto positivo, era importante vincere e convincere soprattutto. Il primo set abbiamo faticato, loro hanno spinto molto e sono stati più bravi sicuramente nel finale, noi abbiamo fatto 2-3 imprecisioni alla fine in cui abbiamo perso il set, mentre gli altri due set, i due set successivi, secondo me siamo stati bravi, concentrati a reagire subito, cosa che magari ci è mancata durante un po' tutta questa stagione, a reagire dopo un primo set non giocato benissimo. Quindi alla fine direi che è stata una gran prestazione. Gironi opposto, girone schiacciatori, ormai di opposti italiani ce ne sono veramente pochi. Sì, purtroppo per quello che è successo a Giulio Pinali è una cosa bruttissima e in questo periodo ce ne sono sì, veramente pochi, però adesso penso ad aiutare la squadra, anche qui siamo in un momento di difficoltà, fortunatamente oggi è rientrato Leal. Però c'è stato tutto questo mese in cui ci siamo allenati con 3 giocatori di palla alta, quindi non è stato facile per tutti allenarsi in queste condizioni, in questa situazione. Ecco. Come sono stati questi giorni di avvicinamento dopo 2 sconfitte consecutive? Allora, noi sappiamo quanto siamo forti. In palestra diamo sempre veramente il massimo, come ho detto non è facile, secondo me alla lunga vengono fuori le difficoltà di essere in pochi, comunque ci mancano 2 giocatori importanti per la nostra squadra, ma anche il fatto che magari sono Leale e Lucarelli, comunque allenarsi per un mese e mezzo senza 2 giocatori di palla alta. Si può magari tappare i buchi all'inizio, non è facile. Puoi andare avanti il primo periodo, però alla lunga questa cosa si fa sentire. Secondo me in quest'ultimo periodo l'abbiamo patita. Massimo Botti, un primo set più difficile del previsto, poi? Poi ci siamo sciolti, è venuto fuori la qualità di questa squadra, anche morale, se vogliamo. E dopo le critiche ricevute, insomma, dopo le 2 sconfitte che hanno lasciato un po' l'amaro in bocca, ci voleva anche una risposta di questo tipo. Non dico che abbiamo vinto contro il Real Madrid, intendiamoci, eravamo un po' bloccati nel primo set e ci siamo sciolti. Però questa squadra va elogiata, secondo me va sostenuta sempre e comunque, perché garantisco io, sti ragazzi danno sempre il 100%. L'aspetto positivo è che sei riuscito a mettere in campo anche Leal, anche se vabbè, in un momento non particolarmente caldo, ma questa era la cosa da positiva. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Chiaro che la condizione di alcuni non è, e l'avete visto anche voi, non è al 100%, non è del 100%, però facciamo di necessità virtù, cerchiamo di dare tutti il meglio e un contributo per la nostra squadra.